Video è in verticale perché mi risultava decisamente più comodo, secondo me anche più appagante esteticamente. Spero non sia un problema per voi. Se posso fare un upgrade lo faccio, è come se avessi comprato una nuova videocamera o un nuovo microfono. Il concetto è lo stesso. Altrimenti, per i miei fini personali, la busta in cui mi è arrivato. E purtroppo la plastichina sopra non so perché. Vi giuro, proprio pesantissimo.
Questa è la mela. Dietro fatto in questo modo. Sente proprio il cartone. Avevo sentito da qualche parte che è stato studiato anche il suono dell'apertura della scatola, perché l'esperienza sensoriale sia il più piacevole possibile. Retro. Adesso togliamo. Mi sembra sia grande uguale. L'unica differenza è il notch qui. E anche la fotocamera è leggermente più grande. E anche i tastini sono diversi laterali. Quindi tutto ciò solo per dirvi che cambia anche la cover. Cosa che mi lunedì l'ho comprato
l'avevo ancora scartato e niente, anche perché non avevo la cover, non ce l'ho ancora, quindi ok. Italiano, Italia, imposta la lingua. Dopo non mi va. Ci sono le solite cosine. C'è il cavo del caricatore. Ceccino per togliere la sim. Eccoci qua. Quindi solamente allora. Questo è il mio nuovo gioiellino. Lo metto qui, chi se ne... Io spero che questo unboxing... Io spero davvero che questo unboxing...
Una buona notte.